La notizia di ieri dell'archiviazione della posizione del caposquadra dei Vigili del Fuoco Marcello Taormina, indagato nell'esplosione avvenuta nello scorso marzo, marzo dello scorso anno in una palazzina a Catania dove persero la vita 3 persone, tra cui 2 pompieri. Oggi giunge la soddisfazione da parte del sindacato autonomo USB per la voce del coordinatore regionale Carmelo Barbagallo. Vediamo. Ieri giornata importante per i vigili del fuoco italiani, ma soprattutto catanesi. A quasi un anno dall'esplosione di via Garibaldi, dove persero la vita i nostri colleghi Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, e dove rimasero gravemente feriti Marcello Taormina e Giuseppe Cannavò, finalmente ieri il caso è stato archiviato con il proscioglimento del caposquadra Taormina. Grande soddisfazione per i vigili del fuoco, che sì, dai primi momenti avevano specificato noi lavoriamo con la massima professionalità e rispettiamo le procedure operative standard. Ieri è stata la conferma di tutto quello che avevamo già detto, cioè che i nostri colleghi hanno portato soccorso a chi chiede aiuto, cosa che facciamo quotidianamente con la massima professionalità. Onore e rispetto a Dario e Giorgio. Un grosso crepi il lupo a Marcello e Giuseppe, che finalmente hanno avuto giustizia e hanno avuto la conferma che sono dei grandi professionisti. La squadra è una squadra formata di professionisti con alta professionalità. Chi ha avuto dei dubbi sui vigili del fuoco oggi deve solamente tacere. I vigili del fuoco operano con la massima professionalità. Un grosso crepi il lupo a Marcello Taormina per un pronto rientro in servizio. Finalmente giustizia è stata fatta. Un abbraccio particolare alle famiglie di Dario e Giorgio, che hanno avuto una piccola soddisfazione, che i loro cari erano 2 grossi professionisti e rimarranno sempre nei cuori di tutti i vigili del fuoco, di tutta quella popolazione che ci è stata accanto quotidianamente.